tutti! Oggi prepareremo i panini napoletani. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono latte, acqua, lievito di birra fresco, farina di tipo 00, strutto, sale, zucchero, pepe nero, prosciutto cotto tagliato a cubetti, pancetta a cubetti, provolone a cubetti e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il latte, il lievito e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio di misurino e accendiamo i bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo lo strutto. La farina, il sale e il pepe. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferiamo l'impasto in una ciotola unta con olio, copriamo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in forno spento per 2 ore circa. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo con il martarello. Dopo aver steso il nostro impasto andiamo a farcirlo. Mettiamo il prosciutto. La pancetta, il formaggio, e spolverizziamo con il parmigiano. E adesso chiudiamo i nostri panini formando un cilindro. Tagliamo adesso il cilindro e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciamoli lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorse le 2 ore abbiamo ripreso i nostri panini, adesso li spennelleremo con il tuorlo d'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. I panini sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Panini napoletani. Grazie e alla prossima ricetta.